Allora, ci troviamo qui al Piper, mitico locale degli anni 60-70, ma è stato sempre un tempio dell'arte. Qui si sono esibiti i più grandi artisti che ancora oggi stanno sulla breccia, e a fianco a me c'è Cecil Gayle, che fa parte della giuria di questa bellissima manifestazione che è il Cantagiro. Il Cantagiro è un binomio perfetto con il Piper. Cecilia, l'anno scorso sei stata anche in giuria e hai anche cantato. Dici qualcosa del Cantagiro. Il Cantagiro continua ad essere una manifestazione che dà ai giovani delle grandi possibilità di farsi conoscere. Quelle dell'anno scorso ho visto girare Porta Pure Bene, perché ho visto in programma con Mix Factor qualcune dei ragazzi. Sì, le Yavanna che stanno in finale, ci fa molto piacere. Anche Misada Amici, quindi è una bella vitrina. Ecco, è ripartito effettivamente il Cantagiro. Dunque, tu chiaramente sei stata ospite, madrina di questa manifestazione, adesso sta qui in giuria. Questa sera cosa pensi che può succedere? Può uscire fuori il vincitore che magari sarà il Celentano di domani, come la prima edizione che fu vinta nel 62 proprio da Adriano Celentano, un ragazzo con tanta volontà, tante idee, tanto piacere di cantare, però non sapeva dove andava a parare, così si dice a Roma, e quindi però gli ha portato un grande successo. Il Cantagiro è stato la fortuna anche di Ranieri, di Morandi, di Battisti. Quindi pensi che troveremo un Morandi, un Battisti questa sera? Beh, io me lo auguro, speriamo di sì, perché ci sarebbe anche bisogno, no, di un personaggio un po' particolare. Però che non sia né un Morandi, mi immagino, dal punto di vista di spessore di successo, certo. Però che sia se stessa. Sì, ho sentito prima nel pomeriggio, ci sono diversi, io penso proprio di sì, con un pizzico di fortuna, perché no? Ma oltre alla fortuna serve la bravura, e tu ne sai qualche cosa, tanto impegno e tanto lavoro. Bravura è un cocktail, no, di tante piccole cose, perché non è detto che quello più bravo è quello che va avanti. È la regola della vita, soprattutto nel nostro mestiere, ti vuole anche quella, tanta fortuna, essere al posto giusto al momento giusto, che non lo so, un po', io penso un po' anche al destino. Dunque, parliamo adesso di Cecilia, il tipitipitero, la bamba. No, non la bamba, è il pam pam. È il pam pam. E quindi adesso hai fatto una cover, diciamo, ispirata alla Carrà. Ah sì, questo è un album che risale all'anno scorso, che ho fatto... avevo riarrangiato le sue canzoni in chiave salsa, merengue, bachata, tango, ho avuto tanta soddisfazione, e il singolo di questo album era Fiesta, e stasera non canto, la canto, però questa sera giudicherai. Giudicherò. E un in bocca al lupo alla musica. Un in bocca al lupo, sì, che c'è bisogno tantissimo. Io posso augurare ai giovani di non arrendersi. Sono tempi molto difficili, duri per tutti quanti, soprattutto per la musica, perché noi ci prendono come il divertimento, non una categoria che lavora. Qualche volta siamo considerate così, però quando si ha un sogno è bello sognare, quindi seguitelo.